Ciao a tutti, sono Erika. Alzino la mano quelli che tra di voi, almeno una volta nella vita, non sono riusciti ad ottenere quello che desideravano. Quante volte vi siete sentiti incapaci o addirittura inutili perché non eravate riusciti a raggiungere un obiettivo che vi eravate prefissati? E quante volte, a causa delle brutte esperienze passate, avevate rinunciato a dare il massimo, a impegnarvi per raggiungere un nuovo obiettivo, per realizzare un nuovo sogno? Magari perché avevate paura di fallire nuovamente o di risultare addirittura ridicoli. È brutto, vero? A me è capitato davvero tante volte e so benissimo che cosa si prova quando senti di non essere in grado e di non avere le capacità necessarie per raggiungere quello che vorresti realizzare. Però vi svelo un segreto. Che in realtà segreto non è, perché è una cosa che sappiamo tutti, la impariamo da piccoli. Il problema è che poi ce la dimentichiamo. Ce la dimentichiamo perché ci capita spesso di, appunto, fallire, che poi in realtà non è corretto parlare di fallimento, perché abbiamo solo scoperto un modo per non realizzare qualcosa. Tuttavia, spesso siamo sottoposti alle critiche altrui e questo non ci aiuta a rimetterci in gioco tanto facilmente. Comunque, il segreto di cui vi sto parlando è che per raggiungere gli obiettivi, quelli grandi, quelli che quando li raggiungeremo ci faranno provare una felicità immensa, ci faranno sentire davvero vivi e orgogliosi di essere venuti al mondo, sono gli obiettivi che non si possono realizzare da un giorno all'altro, non li realizzeremo mai con uno schiocco di dita. Per realizzare quegli obiettivi bisogna faticare, lottare, sudare, bisogna investire tanto tempo e tanta energia per riuscire ad ottenere quello che davvero vogliamo. Lo so, a volte può essere davvero, davvero difficile. Tuttavia, oggi sono qui apposta per voi e per darvi 5 consigli che vi aiuteranno a ritrovare la strada per realizzare i vostri obiettivi. Molto spesso il motivo principale per cui non riusciamo a raggiungere un determinato obiettivo è semplicemente che non siamo abbastanza motivati per fare le azioni che ci porteranno al successo. La perdita della motivazione ovviamente può essere dovuta a diversi fattori, però possiamo cercare di rimediare a questo piccolo problema effettuando degli esercizi di visualizzazione, quindi questo è il mio primo consiglio. Potete effettuare questo esercizio o appena alzati, quindi quando siete ancora nel letto e vi aspetta una giornata impegnativa e volete trovare l'energia necessaria a svolgere tutte le azioni che vi tocca fare durante quella giornata. Oppure potreste farlo la sera, una volta che avete finito di svolgere tutte le vostre mansioni quotidiane, in modo da ricordarvi il motivo per cui dovete faticare così tanto ogni giorno prima di andare a dormire. Per svolgere questo esercizio nella maniera più corretta, vi consiglio di chiudere gli occhi, di rilassarvi, quindi mi raccomando, non tenete i muscoli in tensione, ma cercate di, appunto, lasciarvi andare e di scrociare braccia e gambe. Bene, ora che avete chiuso gli occhi, cercate di pensare al vostro obiettivo. Qual è quella cosa che quando la sentite nominare vi si illuminano gli occhi? Qual è quella cosa che adorate fare? Perché quando la fate vi sentite vivi, vi sentite voi stessi. E ora vi chiedo di pensare al motivo per cui desiderate così tanto raggiungere il vostro obiettivo. Forse volete raggiungere l'indipendenza economica, o forse volete aiutare una persona a voi cara. O ancora, volete semplicemente farvi un regalo, perché ve lo meritate. E ora vi chiedo di pensare a come vi sentirete una volta che il vostro obiettivo si sarà realizzato. Il raggiungimento di tale obiettivo forse vi farà sorridere, o addirittura vi farà piangere dalla commozione. Va tutto bene, l'importante è che si tratti di emozioni positive. Ora che avete pensato bene al vostro obiettivo, al motivo per cui volete raggiungerlo e a come vi sentirete una volta che avrete raggiunto quello che desiderate, aprite poi gli occhi. Mi raccomando, ricordatevi queste sensazioni, ricordatevi il battito del vostro cuore e l'espressione sorridente sul vostro volto, perché saranno proprio queste emozioni a guidarvi nei momenti più bui. Il secondo consiglio è quello di individuare le cause della vostra mediocrità. Dovete cercare di capire quali sono quelle cose che non vi permettono di raggiungere il vostro obiettivo. Per farlo, ovviamente, dovete essere molto autocritici,
ma cercate di chiedere aiuto anche a persone che vi conoscono bene, che sanno come lavorate e possibilmente che abbiano un po' più di esperienza rispetto a voi. Potrebbe essere qualcuno che considerate come un insegnante o come una guida, qualcuno che sa darvi qualche dritta per riuscire anche a risolvere i vostri problemi e vi possa permettere quindi di migliorare molto molto più velocemente. Sapendo quali sono le vostre carenze, potrete andare a lavorare in maniera quasi chirurgica sul problema e questo vi permetterà di conseguenza di raggiungere il vostro obiettivo in tempi minori, probabilmente anche con risultati migliori. Il terzo consiglio che vi do è quello di lavorare con costanza pensando a lungo termine. Questo perché, come ho detto già in altri video, se voi lavorate con costanza e quindi ogni giorno vi impegnate a fare un pezzettino del vostro lavoro, e ad esercitarvi per migliorare, innanzitutto migliorerete ogni giorno. Inoltre, un carico di lavoro piuttosto grande può essere affrontato molto più facilmente se spezzettato in piccole parti. Questo vale soprattutto nello studio, almeno questo è l'esempio che mi viene più facile da proporvi. Se voi studiate una materia giorno per giorno, magari anche solo 5 pagine al giorno, vi risulterà più facile imparare tutto rispetto a quando fate 50 pagine il giorno prima della verifica, perché avete il tempo di metabolizzare tutte le informazioni e di farle vostre. Inoltre, vi ho consigliato di lavorare pensando a lungo termine, perché è vero, magari se voi quel giorno saltate l'esercizio quotidiano, non vi farà un granché, ma se voi ogni singolo giorno prendete la brutta abitudine di non lavorare, poi questo vi creerà problemi sul lungo termine. Quando non avete voglia di lavorare, perché ovviamente ci saranno giorni in cui sarete molto motivati e altri giorni in cui invece non avrete voglia di fare assolutamente nulla e vi sentirete molto molto pigri, dovete cercare di pensare alle conseguenze delle vostre azioni sul lungo termine. Magari per farlo vi potrebbe essere utile affidarvi a qualche amico che, se vede che non lavorate ogni giorno, potrebbe punirvi in un determinato modo. Oppure potete fare questa cosa anche da soli, ponendovi dei paletti. Se svolgete il vostro compito tutti i giorni, ogni giorno vi darete un piccolo premio. Se invece quel giorno non fate il vostro dovere, dovete punirvi. Ovviamente deve essere una punizione che vi permetta di crescere, quindi non deve essere qualcosa di esagerato come oh mio Dio, mi pugnalo perché non ho fatto i compiti. Assolutamente no, mi raccomando. Deve essere qualcosa che vi possa far bene. Per esempio, oggi non ho fatto i compiti, di solito odio fare attività fisica, però non ho fatto quello che avrei dovuto fare, quindi oggi mi impegno a correre come punizione. Ovviamente, se voi sapete che verrete puniti per non aver fatto il vostro dovere, sarete più invogliati a lavorare, così come se sapete che una volta finito il vostro lavoro potrete rilassarvi e concedervi un piccolo premio, sarete più invogliati ad arrivare alla fine del vostro compito. Per questo motivo è essenziale che voi siate delle persone responsabili. E come ho detto prima, se pensate di non riuscirci da soli, chiedete aiuto a un familiare o a un amico che siete sicuri vi punirà se non fate quello che dovete. Questo ci porta direttamente al punto numero 4. Circondatevi delle persone giuste. Gli studi hanno dimostrato che noi siamo il risultato delle 5 persone con cui passiamo la maggior parte del nostro tempo. Dunque, se voi volete raggiungere un determinato obiettivo, cercate di passare più tempo con le persone che hanno già raggiunto il vostro obiettivo, perché magari queste persone possono darvi dei consigli, possono dirvi che cosa dovreste fare e cosa non dovreste fare ogni singolo giorno per raggiungere il vostro sogno. Inoltre, se vi circondate di persone positive, esse vi aiuteranno ad essere sempre positivi, sempre ottimisti e quindi ad avere più energia per lavorare ai vostri obiettivi. Se invece vi circondate di persone che sono sempre negative e vedono solo il lato brutto delle cose, probabilmente non andrete molto lontano. E infine passiamo al quinto punto. Smettila di procrastinare. Tanto lo so che sei qui su YouTube proprio perché stavi procrastinando e stavi evitando di lavorare. Mi sbaglio forse? Mi raccomando, adesso rimani fino alla fine del video perché devo ancora dirti qualcosina che ti può tornare utile. Però sappi che non c'è momento migliore di adesso per iniziare a lavorare al tuo sogno, al tuo progetto, per realizzare quello che desideri davvero. Ricordati che ogni giorno perso, ogni secondo passato a fare il fannullone, non ti permetterà di avvicinarti al tuo sogno, anzi, ti farà solo allontanare da esso. E qualcuno che invece avrà avuto il coraggio di fare le cose al momento giusto, un giorno si troverà davanti a te.
E tu rimpiangerai di non aver lavorato oggi. Quindi mi raccomando, mettiti subito al lavoro. E detto questo, io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me questi minuti. Spero che il video non sia venuto troppo lungo, però ho cercato di parlare un po' più lentamente perché mi hanno detto che parlo molto velocemente e tendo a non respirare quando parlo e quindi sto cercando di migliorare anch'io. E soprattutto spero che il video vi possa essere tornato utile, motivo per cui se pensate che possa aiutare altre persone, condividetelo sui social e mettete mi piace. E poi se desiderate avere ancora qualche spunto di crescita personale o siete interessati a sapere che cosa faccio io nella vita in generale, vi lascio qui i miei ultimi video e vi propongo di seguirmi sui social perché lì tendo a postare molti messaggi positivi che potrebbero anche migliorare le vostre giornate. Detto questo io vi mando un bacione, vi voglio un mondo di bene e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!